Salve a tutti ragazzi e bentornati nel 44esimo episodio della Sky Factory. In questo episodio andremo a piantare il Grateful Sapling che abbiamo fatto nell'ultimo episodio. Ok, l'abbiamo piantato e per accelerare il processo di crescita andiamo a prendere un watering can, che ovviamente è scomparso ed è andato non so dove. E mi manca pure la stone. Ok, la stone, eccola qua. Andiamo a posizionarla qui. Sì, ecco qua. E andiamo a riempirlo. Ok, acqua. E adesso facciamo crescere il Gradus Sapling. Cresci! Cresci! No, eh? E dai! Su! Ti ho riservato tutta la zona e tu mi tratti così! Eh? Maledetto! E dai però. Un piccolo alberello. Sì, eccolo qua. È bellissimo. È bellissimo. Guardate che bell'albero. Guardate che bell'albero. Ok. Adesso dobbiamo cercare di prendere anche i sapling. E quindi andiamo a prendere ecco qua, questo qui. Prendiamo questo e lo mettiamo qui. No, lo mettiamo qui. Ok. No, che sta succedendo? Eh no, non dirmi che eri. No. Spegniti. No, non ho sapling. E neanche tu hai sapling. Oh, lì ce n'è uno. Che culo, ok. Non è finito tutto il legno. Ok. Beh, almeno qualche sapling l'abbiamo farmato, quindi va bene. Vediamo un po' se riesco a salire. Sì. Sì. Ok. Sono in cima? No. E adesso? E adesso sì. Grande. No, che albero spettacolare che sei. Ok, sì, forse ho bisogno d'aiuto per tirarlo giù però, eh. Quanti sapling ho? 3. E per terra ce ne sono un po'? Sì. Uno. Ma no, dai. E allora riparti. Andiamo un po'. Ma qui però di legno non ne ho. Sei inutile. Va bene, dai, un po' di legno c'è. Il resto lo prenderò dopo. Ok, cosa possiamo fare con questo legno? Beh, innanzitutto prendiamo il nostro libro e vediamo che possiamo fare. Aspetta, questo.
Ok. Possiamo fare questa bacchetta qua. Che si fa in questo modo. E quindi ci serviranno i nostri vestiti che ci fanno costare meno. Non meno, ci faranno costare regolarmente le cose. Perché abbiamo la bacchetta scarsa. E mettiamo due pezzi di legno così. E abbiamo la nostra bacchetta. Ok. Poi dobbiamo fare questi. Ma penso di averli già fatti. Non mi ricordo il nome però. E dai. Non mi viene il nome. Ah, Gold Wand. Ok. Gold. Ah, oh, trovati? Eccoli qua. Ah, Gold Cup, ecco qui. E adesso bisogna metterla qui. Qui e qui. Mettiamo questo e abbiamo la nostra bacchetta. Eccola qua. Cos'ha di diverso da questa? Beh, questa può tenere solo 25 di vis per ogni vis, mentre questa ne può tenere 50 e in più non ha già la penalità del costo. Questa costa 110, questa costa 100. Ok, non ha aumenti e con l'armatura paghiamo un 10% in meno. Quindi andiamo a ricaricarla, togliamo le particelle, mettiamole al minimo. Ok, e qui ho messo dei cartelli per ricordarmi dove sono i vari node e più avanti li potremo anche spostare. Ok, eliminiamo un po' di slime. Non riesco a beccare neanche uno. Ok. Oddio. Un creeper enorme. È gigantesco quel creeper. Bisogna trovarselo in casa per capire cos'è quel creeper. Esci di casa. Bam! Ok. Che palle tutti sti slime. Ok, allora qui cos'è che c'è? Vediamo un po'. Ignis. Ok. No, cibo. Questa mi sembra che ci sia dell'aria. Sì. Ah, ho anche allargato questa zona qui, mi sembra. Ok. E poi tu cosa ci dai? Altra aria. Molto bene. Perfetto. Ma non è finita qui. Allora mettiamoci l'armatura che ci fa correre. Anche se sono le scarpe a farci correre. L'armatura ci fa volare. È tutto buio. No, perché? Però è meglio mettere gli occhiali. Ecco qua. Ora si vede molto meglio. Ok. Cos'è che manca? Aria, ordo, terra. Quasi tutto manca. Ok, andiamo a prenderla di là. Ok, no. Il resto lo prenderò dopo. Ora, cos'altro possiamo fare col Gradwood Log? Si chiama così, vero? Sì. Allora, possiamo fare i golem.
Possiamo fare la fornace. Questi qua che gli arcani levitator ci fanno volare, ma abbiamo gli elevator della Open Block. Eccoli qua, che sono molto meglio. E non so perché ho preso sta pagina. Poi cos'altro si potrà fare? Vediamo un po' se mi ricordo. Dove sei? C'era un'altra cosa. Prendiamo anche qua del Silverwood. Mettiamolo qui. E dopo lo prendo. Quindi vi farò vedere la fornace, la Infernal Furnace. Dov'è? Finita. Eccola qua. Che si costruisce in questo modo e servono 50 di ignis e 50 di terra. Ok, e ci serve ossidiana. 11 di ossidiana. Ce l'abbiamo? Sì. Quante ne ho presa? 9. 10, 11. Poi della lava. Perché qua si lava generator? Dove sono i bucket? Ah, eccoli qua. Ok, bucket. Lava. Lava, bucket. E poi ci serve della Nether Brick. Nether Brick, eccolo qua. No. Ecco qua. Abbiamo la Netherrack, abbiamo la Soul Sand. Abbiamo anche un Nether Brick. Trovato. Oppure potremmo andare nel Nether, romperlo e portarlo di qua. Ma per adesso facciamo così. Quindi andiamo qui, togliamo il copper e mettiamo loro due. Ok, via il copper. Intanto facciamo anche un... No, non si chiama gate, si chiama... Non mi ricordo il nome, quindi... Faccio così, no. Iron bars. Eccola qua. E andiamo a prendere il nostro Nether Brick. 13 può bastare, vediamo un po'. 4, 12. Sì, può bastare. Andiamo giù e creiamo tutto. Ok, andiamo. E la mettiamo lì. Qui. Vediamo un po', non mi ricordo più come si fa. Ok. Abbiamo tutto, sì. No, ecco, già che... No, oddio, sto failando. Piccone. Ok. Il primo piano è così. Il secondo... Ecco, vedi che sbagli? Tu sbagli. Qui si mette l'iron bar e qua si mette il resto. Poi la lava. Ok. Intanto scannerizziamo questo. Ok, la lava l'ho scannerizzata. No. E come ultimo piano. Ok. Mi manca un'ossidiana. Perché? Ah già, sono pirla io.
Perché sotto ce ne volevano 5 e non 4. Ok, andiamo a prendere uno di ossidiana. Dove sei? Ok, preso. Andiamo giù. E questa è la costruzione completa. Ora, per attivarla ci servirà una bacchetta. Questa qua. Con 50 di terra e 50 di ignis. Questa 48 di terra. Male. Ma col vis discount possiamo usarlo lo stesso. Eccola qua. Questa è l'Infernal Furnace. Vediamo un attimo una cosa. No, eh. Ok, a cosa serve questa fornace? Praticamente è una fornace, sì. Vado a prendere un po' di oggetti da bruciare, intanto. È una fornace. Non ha bisogno di combustibile. Della cobblestone ce l'ho. Poi magari ecco, qualcosa di crudo da farvi vedere che brucia. E rimettiamo l'armatura bella. Ok. Dov'è finita la roba? Ecco qua. Facciamola bruciare. E la sputerà da di qua. Ecco qua. Poi ogni tanto è possibile che ci dropperà non mi ricordo più il nome. Ci dropperà dei nugget, eccoli qua. E per aumentare questa probabilità si può usare le arcane Bellows, che devono essere piazzati ai lati qua, 1, 2 e 3. Ok, vediamo un po' se brucia anche la cobblestone. Cioè, so che brucia la cobblestone. Adesso cadrà nella lava e ce la sputerà da qui fuori. Ecco qua. E per aumentare la sua velocità si può usare. Vediamo se ce l'ho. Ce l'ho. Mettiamo un attimo gli occhiali per essere sicuri. Ok, Ignis. Dove sei? Qua. Mettiamo qui. Ed ecco qui che prende. E aumenterà la velocità, giusto? Qui c'è scritto che è veramente lenta, a meno che la fornace non è aiutata da questa. Dall'Ignis e da qui ne trae. Da qui praticamente prende l'Ignis e lo porta qui ed è più veloce. Bene, ragazzi, non so cos'altro dirvi. Vi ho fatto vedere questa fornace che secondo me è veramente bella. Perché comunque può bruciare tutto quello che volete bruciare e non ha bisogno di combustibile. Poi nel prossimo episodio vi farò vedere il Silverwood Sapling. Perché ci servirà anche il Silverwood. Che ho già preso la ricetta adesso, se non sbaglio. Sì, eccola qua. E vediamo un po'. Ok. Ve la farò vedere nel prossimo episodio. E come al solito, se i miei video vi piacciono, iscrivetevi al canale. Commentate, mettete mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio della Sky Factory. Ciao a tutti, è quello che aspettate. E tu chi sei? Sei solo da zombie. E anche dallo zombie è tutto. Ciao a tutti.